Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. E valutare ogni cosa attentamente. Non dare forza alla voce dell'impulso. Che se va male puoi rimetterci la pelle. Buonasera! Niente entrate troppo di scena, perché in questo caso che schifo non posso. Bella la campagna, è bellissima, peccato per gli animali. Ciao papà! Allora, oggi sorpresa delle sorprese, ho tagliato i capelli, quindi non posso fare la coda perché fisicamente non ci stanno. Vieni? O quantomeno, sì, vieni. Buonasera. Vabbè, non riesco a fare. Ciao! Eccoci qua. Allora, siamo in tenuta estiva ormai, Sì? quindi pantaloncini corti, maglietta Voi l'ha corta. cambiato per una cosa, come si chiama? Un pigiama, No, un invece... pigiama, mi sembrava un costume da mare, però vabbè. È E crudelia, crudelia, vabbè, crudelia. Leon, vabbè. Visto che parliamo di estate, facciamo una ricetta estiva. Il caldo sembra arrivato, sembra. Ciao Maritta, 10 minuti, è stato 2 ore fa, abbiamo avuto 10 minuti di terrore che sembrava venisse giù il mondo, ha fatto quattro gocce e Infatti, se n'è andato. un vento tremendo. E allora mi ha pensato, facciamo una bella. Insalata di riso. Allora, qui ci sono tante varianti. Sì, ognuna la fa un po' come crede. Ecco, esatto, Noi la ma facciamo così. di famiglia in famiglia. Tagliere, va bene. Allora, noi abbiamo già tagliato la maggior parte degli ingredienti, Beh, quindi... ma prima partiamo dal riso. Sì. Allora, Salata riso di riso. quanto ne volete, nel senso che noi ne abbiamo abbondato perché questa probabilmente a noi basterà per domani. Quando Perché mangiamo un'insalata di riso ci diamo noi ne dentro. mangiamo tanta, quindi basterà, ripeto, per domani tutto questo. Ok. E questo è 1 chilo. Che tipo di riso? C'è scritto proprio riso flora, si chiama, però potete scegliere anche un riso un po', cioè un Vabbè, noi riso usiamo basmati, quello. però è una vostra scelta. Di norma andate proprio al supermercato, c'è il riso per insalata. E quindi non potete sbagliare. Esatto. Lo si fa cuocere. Sì, allora anche qui scelta. Noi lo facciamo cuocere 10 minuti secchi perché a noi piace che si senta tanto sotto dei sotto i denti il Quindi riso. un po' al dente, diciamo. Esatto. Potete farlo cuocere anche un quarto d'ora, 20 minuti. Vabbè, lo provate, vedete che Però gusti avete ma voi. 20 minuti magari Ma non lo lo mettete metti nello nell'acqua scottatore. fredda per scaldare? Come No, funziona? è come il riso normale, fai Io non lo so. porti a bollore l'acqua, ci Ok. metti ovviamente acqua salata, ci metti il risotto, lo fai cuocere. Ci mette il riso, non il risotto. Risotto, riso, ci metti il riso, lo fai cuocere per 10-15 minuti a seconda di quello che volete e della cottura che gli volete E dare. poi lo si fa scolare. Lo scolate, mi raccomando, bloccate la cottura. Quindi o ci mettete sopra il ghiaccio e lo lasciate sciogliere, così blocca la cottura di colpo, o lo mettete sotto l'acqua fredda. In modo tale che non perda ulteriore amido. Esatto, non mettete il ghiaccio in una ciotola come questa, cioè lasciatelo nel colino e metteteci sopra il ghiaccio, se no l'acqua rimane sotto e tanto vale. Vale. Perfetto. E quindi il riso è a posto, è già pronto. Quindi ci mettiamo dentro che cosa? Allora, l'insalata di riso io credo sia una delle ricette migliori del mondo perché potete metterci dentro quello che vi pare, cioè potete farla come la facciamo noi con mozzarella. Prosciutto Prosciutto cotto. cotto, olive e poi noi variamo, usiamo La giardiniera, la chiamiamo, non è una vera e propria giardiniera, però insomma è un condiriso, mettiamola così. no? Ok. Cosa hai fatto con il collare? È una signora molto gentile che saluto, mi ha tamponata qualche ormai Lei era parcheggiata, ferma in un macchina parcheggio. spenta. Questa signora poverina non è riuscita a guardare tutto, mi ha presa in pieno e niente, questo è il risultato. Succede, succede. E poi ultima cosa, ingrediente, abbiamo Tonno, il tonno che noi sbricioliamo e mettiamo lì. Però oltre a questo. trucco, mi raccomando, non buttate via né l'olio del tonno né il succo della giardiniera. Se volete usare la giardiniera, condiriso se usate il condiriso. Potete metterci, ad esempio, invece, se non vi piace mettere le olive, non vi piace mettere questo, potete metterci tranquillamente dentro i sottaceti che più vi piacciono. I cetrioli, le cipolline, insomma, svariate cose, quello che uno preferisce. E poi noi non ce l'abbiamo qua perché stasera non l'avevamo a disposizione, ma ci aggiunge Allora, noi aggiungiamo un ingrediente segreto. Intanto Camilla, grazie. Camilla, no, Barbara, scusa, anche, che non non dico è tanto grazie. segreto perché adesso lo diremo, però fa Però è niente. un ingrediente che secondo me dà quel tocco in più. La senape. Ecco, quanto? Un cucchiaino, due cucchiaini, Due cucchiaini. due
perlomeno per un chilo di riso. Allora, anche qui dipende, noi ne mettiamo due cucchiaini perché lui la senape non piace. Non mi piace che si senta troppo, ecco, tutto lì. Se volete un'insalata di riso molto più forte, andate ad aggiungerci più senape. Per esempio, nel condimento, a me piace che l'insalata di riso scivoli in bocca, quindi abbondo abbastanza di olio e aceto. Olio no, non abbondate mai nell'insalata di riso di olio, perché divento oleosa. Però a me piace. Altri invece ne metto talmente poco che il riso risulta molto asciutto e lì va a questione di gusti. Allora, a me piace invece bello bagnato. Visto che a lui piace bagnato, devo dire la verità, l'insalata di riso anche a noi piace, un condimento abbastanza forte. Cosa facciamo? La prepariamo la sera, prepariamo il condimento la sera e ce lo aggiungiamo e lasciamo che prenda bene il sapore. Quindi noi la prepariamo la sera per il pranzo dopo. Poi, però, la mattina quando la andiamo a prendere, trosiamo un po'. Trosiamo. Mescoliamo. Che è il nostro dialetto, trosiamo. Mescoliamo. L'Italia è bella anche per i dialetti, sì. Quindi trosiamo, trosiamo un po'. Beh, allora dovevamo dire trusuma, il dialetto trusuma. Trosiamo un po' e mescoliamo un po' per chi non sapesse. Controlliamo com'è il condimento e poi ne andiamo ad aggiungere altro, in modo tale che così rimanga un po' più... La cosa migliore è fare, appunto, come diceva lei, la sera per il mezzogiorno del giorno successivo oppure mezzogiorno per la sera, perché lasciamo che tutti gli ingredienti assorbano un po' l'amido del riso, i condimenti, l'olio, eccetera, eccetera, e diventi un tutt'uno, altrimenti i componenti restano un po' slegati e quindi, insomma, risulta meno appetitivo. Esatto. Ad esempio, un'altra ricetta che a me piacerebbe da morire di fare, ma so che se gliela dico questo mi uccide, no, è l'insalata di riso con la frutta secca. Ma anche no, quindi... Però, vabbè, quella troveremo un modo per farla. Va bene. Andiamo avanti. Un'altra puntata. Quindi a questo punto cosa prendiamo? Allora, a questo punto facciamo così. Finiamo di tagliare quello che abbiamo iniziato, cioè... Beh, ma lo facciamo dopo. Intanto facciamo mescolare quello che è già pronto. Così, ne mancano due fichi. Ma sì, così i nostri amici vedono quello che abbiamo preparato. Allora, mozzarella, io la mamma la tagliamo molto piccola. Sì, a dadini piccoli, anche a me non piace che si senta troppo grossolana. Ok. Sono i dadini da mezzo centimetro, grosso modo, eh. Sì, sono stati lì a fare come i professori che controllavano il centimetro, però il senso era quello. Okay. E andiamo a metterci la mozzarella. Che abbiamo pesato in circa... 2,5 Sì, 250 grammi buoni. Tenete conto che per noi queste ricette diventa difficile pesarle, perché io e la mamma andiamo ad occhio su tutto. Quando vedete che nel riso gli ingredienti sono troppo sparpagliati, allora ne aggiungete. Esatto. Poi prosciutto cotto. Ok, anche qua. Qui sono 230 grammi perché ho preso il pezzo del fondo, quindi so quanto è. Diciamo 2,50, la differenza in più la date a me che la mangio io, non c'è problema. Ok, prosciutto. Quindi prendete il pezzo intero, così lo tagliate da dini. Sì, perché noi prendiamo il fondo. Se prendete quello affettato, si sbriciola, non rende. Olive, anche qui potete scegliere. Noi abbiamo preso delle olive senza succo, senza olio, senza liquido né niente. Tanto lo aggiungiamo noi. Sì, ma perché soprattutto a lui non piace il sapore delle olive. Quindi se noi andassimo a mettere un olio, l'olio delle olive... È molto forte. Si sentirebbe tanto e lui a quel punto non la mangerebbe. Invece le olive così lui può togliersele se non le vuole. Al massimo le metto da parte e voilà. Poi prendiamo la famosa giardiniera, che quindi ha dentro un po' di tutto. Ok. E prendo un cucchiaio. E qua, non sporcarne un altro, tanto lo stesso sapore. Giusto. E andiamo ad aggiungerla al nostro riso. Allora, io normalmente faccio un barattolo da 2,90 intero, Sì, in un chilo di riso. Quello che dicevamo prima, a noi piace abbondare. Quando si mangia uno deve togliersi la soddisfazione di mangiare. Anche perché un chilo di riso condito diventano 2 chili. 2 chili in 4 devo dire che non sono pochi. Siamo in 4. 2 scatolette di tonno. Scatolette quelle piccole. Ok. Però qua ci vuole un bel cucchiaio di legno, in modo tale che mescoliamo bene. Ora dirò una cosa che probabilmente a molti sembrerà stupida. Ma non usate 2 cucchiai di legno grossi. No. Perché col grosso mescolate, col piccolo evitate di rompere la frutta, la verdura che c'è dentro. Esatto. E quindi mescoliamo il tutto bene.
cominciamo a mescolare, poi andremo ad aggiungere, penso, l'olio e l'aceto. Ma l'olio e l'aceto noi facciamo un condimento a parte, prima ancora di inserirlo. Uh-huh. Cioè lo si prepara a parte e poi lo si inserisce. Ah, ok, adesso vediamo. Allora, qua mescolo io. Tu fai vedere questo condimento che io non ho mai seguito perché lo fa sempre mia moglie, per cui... Sì, lo prepariamo sempre io e la mamma. Allora, Marilda dice che vuole imparare a cucinare italiano. Va bene, ci segui. Adesso il nostro cooking show lo facciamo una volta alla settimana, nel weekend. Quindi seguici nel weekend e imparerai a cucinare italiano. Oppure puoi andare a vedere le puntate precedenti, che quest'anno facevamo tutte le sere, e se hai qualche domanda basta che nei commenti scrivi. E noi ti risponderemo. Mi sono fatto una cosa meravigliosa. Una cosa da... Allora, fai vedere adesso. È molto colorata, quindi a questo punto io direi che non aggiungerei altro. Sì, è ben distribuito il tutto. Allora, per non sporcare 20.000 ciotole, prendiamo una ciotola di quelle che abbiamo usato prima. Uh-huh. Ci versiamo dell'olio. Cercate di non farne troppo, qui sarà un paio di cucchiai. 2-3 cucchiai di olio, io ne ho messi anche di più, ma fa niente. Poi aggiungiamo invece abbondante aceto. L'aceto io ne metto tanto. 100 ml, grosso modo. Poi sale, allora, fino. Normalmente la nostra viene una crema, perché non ci mettiamo la senape. Ah, usate una senape molto soda per farla, non usate una senape con tanto liquido, perché il liquido è quello che dà più sapore. Ok. Quindi, se volete che si senta tanto la senape, usate quella, una senape abbastanza liquida. Colui che non lo fa impazzire, non vado a metterne troppo di liquido, perché so che poi non lo... Poi, una presa di sale. No, che presa? Una presa. Voilà. Qui è abbondante, perché... Per un chilo, un paio di chili qua sarà, E tra tutto sì. Mescoliamo, quindi facciamo sciogliere il sale dentro alla soluzione di olio e aceto. Ok. Preparo questa salsa da parte, perché va bene che facciamo la crema appunto con la senape, ma se non fate la crema, preparatela comunque da parte, perché il sale col riso va a finire che viene assorbito completamente e quasi solamente dal riso. Ok. Quindi non va soltanto a salare ancora di più il riso e quindi non viene veramente bene. Quindi cosa facciamo? Adesso ne mettiamo un po'? Adesso ne mettiamo un pochino dentro. Ok. Così. E vado avanti a mescolare. E mescola. In modo tale che tutto il riso assorba la soluzione. L'altra la metteremo? La mettiamo sempre adesso. Ah, sempre però adesso. Però facciamo a pezzi, perché a più riprese. Esatto, okay. L'insalata di riso deve prendere tanto perché tende a solidificarsi immediatamente. Ah, ok. E quindi a pezzi riusciamo. Solidificarsi, sembra che stiamo lavorando col cemento. Mm-hmm. Ok. Ecco, trucchetto, prima di servirla, siccome la lasciamo riposare tutta la notte, succede che la gran parte del liquido andrà sul fondo. Esatto. Quindi voi cosa fate? Prima di servirla, prendete sempre un paio di cucchiai di legno, mescolate di nuovo il tutto, in modo tale che così la parte liquida venga assorbita anche in superficie, e poi potete servire tranquillamente. Ecco. Ragazzi, la nostra insalata di riso è pronta, buon appetito! Ci vediamo a questo punto il prossimo weekend. Se volete dare un tocco così, Marilda, visto che magari ti piace fare un qualcosa di un po' più particolare, sopra metteteci dei fiori commestibili. Anche la presentazione.